Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nuovamente qui sul mio canale per una prossima mezz'ora di horror qui con The Evil Within 2. Ieri abbiamo finito la seconda puntata, avevamo un paio di problemini perché con i controlli non ci trovavamo tanto bene, anche perché ho usato sto cavo cortissimo che mi impedeva un po' ad avere lo spazio necessario per muovermi bene, mettendomi attaccato proprio così di lato al computer non andavo bene. Ma c'è anche il problema di Sebastian Castellanos, che era ed è forse ancora un po' lento, e poi abbiamo anche il problema con i vari settaggi del controller. Io uso questo è il controller PS4, ma non è questo il problema è proprio l'impostazione del gioco. Comunque dai, dobbiamo usarci, dobbiamo cercare di prenderci la mano. Perciò ragazzi, non lasciamoci impressionare, ma continuiamo con la nostra partita e vai. Capitolo 3, risonanze. Facciamo una bella mezz'oretta insieme qui con Sebastian Castellanos. Ok, andiamo un attimo mentre stiamo qui nella capanna ancora nel menu. Allora, abbiamo la mappa. Non ci capisco ancora un granché. Qua siamo nel rifugio, bene. Rifugio, specchio, macchina da caffè, specchio. Ah, banco da lavoro, bene. Dobbiamo andare all'esterno e usare il comunicatore per rintracciare la voce di bambina. La missione è il segnale ribelle, indagare sulla risonanza Mobius. Allora possiamo zoomare con A, aspetta, zoom LTRT, così si zooma. Qua che minchia è? Corazzato Mobius. C'è una balestra qua. Un'arma molto potente. Non so dove. Ah, come faremo? Eccola lì, c'è un segnale di distanza che magari ci indica proprio. Ah no, ci indica qua. Questo che cazzo è? Non l'abbiamo messo noi, ma abbiamo sbagliato. Dobbiamo andare dalla balestra, eccola qua, dai. Ecco, l'abbiamo segnalata. Ok, e mo dove minchia è? Dobbiamo uscire per di qua. Ok, possiamo allora metterci dei segnali GPS per poi raggiungere un po', diciamo, le posizioni dove magari pensiamo di trovare qualcosa. Vai all'esterno, usa il comunicatore per rintracciare. Come cazzo si usa il comunicatore? Vai all'esterno, questi li abbiamo fatti. Vai all'esterno, usa il comunicatore per rintracciare la voce di bambina. Poi abbiamo l'inventario, componenti, non so proprio come cazzo funziona tutto qua. Comunque dai, vediamo come possiamo abituarci e imparare un po' il sistema. Qui non si può più uscire, vero? No. Qui non c'è più una minchia. Qua non usciamo più, Bene. Bene. Sebastian Castellanos. Go sailing rolly, go sailing rolly. Vabbè dai, magari dobbiamo andare dall'altro lato qui. Ok, qui ci siamo lasciati ieri. Dov'è l'arma? L'arma è lassù, bene. Il comunicatore, dove minchia è? Abbiamo 3900 di gel verde, o se no abbiamo
una pistola basilare con 0 colpi, 0 scorta. E abbiamo il coltello. Come si usa il coltello? Non lo so. Qui. Ma cosa? Ma che cazzo stai a dire? Apriamo qua, dai. Ecco, siamo andati. Ok. Siamo andati all'esterno. Ragazzi, io non so nulla di sto gioco. Non ho guardato, okay. Non ho spoilerizzato niente. Vediamo se rilevo quel segnale. Aggancia. Risonanza sconosciuta. Con il motore a portata di un punto di risonanza nell'angolo superiore sinistro dello schermo apparirà un'onda, eccola lì gialla, punta il comunicatore in varie direzioni per captare il segnale. Aggancia. X, come cazzo è? X qua. Sembra lontano, ma è l'unica pista che ho. L'unica pista. Equipaggia, riponi il comunicatore. Quando il segnale viene agganciato, il comunicatore mostra la direzione e la distanza relativa al punto di risonanza. Ok. Però prima vorrei andare lì a trovare. Oh, che cazzo succede qua? Vorrei andare a trovare la balestra. Cazzo, si apre un fosso enorme qua, una fossa, un burrone, un crepaccio, non so come cazzo si dice. Comunque siamo nei guai, siamo nei guai. Sebastian, che diavolo, ma che diavolo è? Se Union continua a cadere a pezzi non rimarrà molto da cercare. Appunto. Devo trovare il segnale. Ok, segnale, ma prima vorrei andare a prendermi la balestra, perché abbiamo bisogno di armi qua. Abbiamo assolutamente bisogno di armi potenti. E sto qua ancora è lento come una lumaca. Ah, abbiamo un altro amico qua. Altri amici, puttana. So mica come cazzo si usa il coltello qua. Altri amici del cavolo. Consellero. Voglio andare dalla balestra. Non abbiamo neanche una pallottola da sparare. Devo andare dalla balestra. Andare dalla balestra. Stai giù, mi raccomando. Roccione. La balestra, non farti vedere dagli amici. Piano piano, piano piano. Cazzo, LS sali e mi accende. Ah, che cazzo è là? E a ah, così si fa, va bene, meglio tardi che mai. Parti di armi, ma la balestra, cazzo è la balestra. Prendi. È da un po' che non ne vedevo una. Ah, eccola qua. Sarebbe ora. Tieni premuto mira, tieni premuto estrai. LT rilascia scocca, cambia tipo di dardo. La maggior parte dei dardi per balestra funziona come mina di prossimità se scagliata su una superficie. Il passaggio di Sebastian non attiverà
le mine. Inoltre, scagliando un secondo dardo contro una superficie di fronte al primo, creerai una trappola con filo di innesco. Il puntatore laser indicherà il punto di... Non ci capisco una tuba. Comunque... Ok, dai. Qualcosa sarà. Ecco qua, arriva l'acqua. Dove cazzo è la balestra qua? Sono troppo. Ci capisco un cazzo neanche qua. Bene. Prendi. Piano piano. Vorrei cambiare... aspetta. Come cazzo è qua? Palestra. Bene. Tieni premuto regola. Vediamo che... capisce qualcosa. Buonanotte, amore mio. Calpestra e prendi. Calpestra e prendi, bene. Abbiamo tre pallottole. Che meraviglia. C'è l'amico. Marta, che ci ha visti. Ciao. Vediamo se funziona anche adesso sta tattica di ieri. Ciao. Poverino, è andato nel fuoco. Cazzo. Che bastardo. Via. Sganciati. Ciao. Ma che frocio che sei, oh. Fabian Castellanos, lento come una lumaca. Dai, abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo. Prendi. Ciao. Un po' difficile sto gioco, eh. Un po' difficile. Che cazzo si va qui? E qua cosa c'è? Prendi, prendi. Pallottole, bene. Ciao. Carica. Una pistola. Ciao. Che frocio che sei. Grande frocio. Spegni la luce. E si fa inculare. Vaffanculo. Mica con due pallottole, che cazzo vuoi fare? Non so mica come posso picchiarlo sto figlio di mignotta. Dai, dai, vaffanculo. Vaffanculo.
Però qui è. No, caro. Non demorde. Aspetta a te. Signore. Oh, c'è una vista buona. C'è una vista buona il tipo. Che bastardo che è. Cius. Mi dispiace che stai male. Mi dispiace, devo andare. Polvere da sparo. C'è un cazzo qua. Cazzo è qua su. Ma... coltello come cazzo si usa? Boh. Che ne so. Un po' di salute non fa male a nessuno. Vediamo un po' di qua. Prima però un sorso di birra. Si può andare qua su? Ah, buona la birra. Guarda che andiamo se troviamo qualcosa. Qui che cazzo è? Prendi bottiglia. Boh. La bottiglia. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa di utile qua. Oltre che i mostri. Go sell and rolling. Go sell. Ah, non ci vede la signora qua così, eh. La signorina non ci vede. Ah, no. Adesso ci vede qua. Occasione sprecata. Occasione sprecata. Che brava. Cius. Andiamo su. Andiamo. Ciao. Andiamo su. Non so proprio dove andare. Cosa ci aspetterà? Nananina. Allora. Ah, ce n'è un altro anche qui. Puttana, oh. Ci sono dappertutto sti. Non abbiamo neanche una pallottola. Ma vai a farti fottere. Che gioco di minghia. Ai, mi fa male anche il dito. Affanculo. Allora. Andiamo un po' più... cautele. Ah, eccolo lì l'amico.
Ciao. Tschüss. Salirò, salirò fino a quando sarò nananina, nananina. Ma il coltello come cazzo facciamo ad usarlo? Non lo so. Boh. Vorrei spaccare sta cassa, però non so mica, come si usa il coltello. Aspetta, forse così? No, forse... Ah, eccolo là. Così si usa il coltello. Ecco, vai. Prendi. Polvere fumogena. Questa polvere genera una nube di fumo quando viene incendiata. Questo... Minchia, troppe cose devi fare qua. Questo componente può essere usato per creare oggetti utili. Mm-hmm. Dobbiamo creare oggetti utili. Eccia! Ah, guarda qua. Salta. Ah, non si può. Si può saltare o no? Qua. No, non si può. C'è una mappa. Una mappa. La mappa. Eccola qua la mappa. Minchia. Boh. Ci sarà da imparare molto qua, ragazzi. Questo gioco. Una sfida micidiale. Oh, c'è l'amico che prega qua. Cosa cazzo stai a dì? Prendi tutto. Qui siamo venuti da qua. Ah, non lo so. Boh. Salirò, salirò fino a quando sarò. Darò. Aspetta che guardo se si può spostare sto affare. No. Qui ci sarebbe la porta, ma non so, Non so come entrarci. E qua che minchia di luce è qua. Che cazzo vuoi? Aspetta. Cius. Vieni, vieni. Vieni su, cara mia, che ti spacco la figa. Aspetta, mo. Che cazzo faccio? Ok. Ciao. Stai ferma. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte fra il cielo e la terra. Na 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 na, vicino. E vicino non ancora abbastanza. Gli uccellini non mi fanno mai male, sono ami più grandi di te. E nel sole. Buonanotte, questa notte è per te. Entriamo un attimo in questa chiesa. Prima di dirci addio. Perdonami. Perdonami per ciò che ho fatto. Perdonami. Oh, Signore, ti prego. Eccia! So che ho peccato, ma non questa. Hai capito te mezza. Guarda mo che stile che c'ha sto Sebastianos. Perdonami. Castellanos. Ehi! Hey. Perdonami, Signore. È tutto a posto? Oh, Signore, ti prego.
Ti prego. Oh, c'ha l'alito cattivo. C'ha la luce in bocca. Ups, che sguardo. Guarda che luce in bocca. Buonanotte. Puff. Cosa vuol dire sto affare? E mo? E mo? Ciao, come cazzo faccio qua? Boh. Senza armi, senza un cavolo che ci possa difendere un po', ma ok, a questo punto direi, ragazzi, salutiamoci adesso qua, perché sono di nuovo passati purtroppo i 30 minuti disponibili per caricare un video. Indaga. Le asce sostituiscono temporaneamente il coltello da sopravvivenza in combattimento, uccidono istantaneamente alcuni nemici ma si spezzano dopo un solo utilizzo. Puoi trovare le asce in giro per Union o i suoi nemici uccisi. Ok. Quelle cose ammassano i cadaveri qui. Perché? Abbiamo l'ascia, ragazzi. Occasione speciale per salutarci. Prima però prendiamo l'oggetto. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, state con noi, l'avventura continua presto su questo canale. Ciao, un bacione da Alonso. Ciao.